La seduta aperta, invito il deputato segretario alla lettura del processo verbale. La seduta comincia alle 11 con l'approvazione del processo verbale della seduta dell'8 aprile 2016. Il Presidente dà conto delle missioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Scotto, Dell'Orco, Brunetta e Rosato, ai quali rende precisazione il Presidente. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge costituzionale numero 2613D, nella quale intervengono il relatore per la maggioranza Fiano, i relatori di minoranza Toninelli e Quaranta, nonché i deputati Famiglietti, Zaratti, Bianconi, Buttiglione e Cozzolino. La seduta, sospesa alle 13:15, ripresa alle 14:40. Il Presidente dà ulteriormente conto delle missioni e riprende la discussione sulle linee generali del disegno di legge costituzionale 2613D, nella quale intervengono i deputati Locatelli, Parisi, Tabacci, Mucci, Bosco, Marco Meloni, Scotto, Baldelli, Ferrari, Cecconi, Centemero, Pollastrini, Da Torre, Rizzetto e Francesco Sanna. Chiusa la discussione, intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Scotto, Brunetta, al quale rende precisazioni la Presidente del Grosso e Invernizzi. Interviene quindi in replica il Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi, mentre i relatori vi rinunciano. Il seguito del dibattito è rinviato. Seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta sospesa alle 19:05, ripresa alle 20:10. Il Presidente comunica la trasmissione del documento di economia e finanza 2016 e la sua assegnazione alla quinta commissione. Comunica altresì le determinazioni assunte nella riunione appena svoltasi della conferenza dei presidenti di gruppo relativamente all'articolazione dei lavori dell'Assemblea nelle successive settimane, con conseguente aggiornamento del programma. Comunica infine la formazione di una componente politica nell'ambito del gruppo parlamentare misto. La seduta termina alle 20:15 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 12 aprile 2016 con inizio alle 10:30. Se non vi sono obiezioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Alfieri, Delartini, Baretta, Bindi, Catania, Cicchitto, Damiano, Faraone, Gentiloni Silveri, Mazziotti, Di Celso, Scigliani e Serini sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 92, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Le prime interrogazioni all'ordine del giorno sono la numero 3.909 dei deputati Bossi ed altri e la numero 2.172 dei deputati Ricciatti ed altri concernenti elementi di iniziativa in merito alle ricadute